Siamo qui al Pullman della Nippo Vini Fantini, dove incontriamo Cunego e Nibali. Nibali che in passato si è imposto in due edizioni del Giro del Trentino Melinda e quest'anno potrebbe raggiungere, in caso di successo finale, proprio Cunego. Sì, però il fatto che hai sbagliato Nibali, perché non sono io, sono il fratello più piccolo. Vabbè, Nibali ancora una volta evidentemente si nasconde, non vuole scoprire le sue carte, però davvero vincendo ancora una volta questo Giro del Trentino potrebbe eguagliare il record di successi di Damiano Cunego. Vabbè, pazienza, voglio dire, io posso comunque vantare di averne 23, i record sono fatti per essere battuti, e se qualchedun altro come il qui presente Nibali riesce a superarmi, io sono contento per lui. Insomma, una sfida in famiglia che non fa paura. Parlando seriamente, la Nippo Vini Fantini torna ancora una volta sulle strade del Giro del Trentino Melinda. Con quali obiettivi nel breve e poi nel medio termine? Almeno io personalmente di cercare di vincere una tappa, non correrò la classifica finale. Vedremo, speriamo di avere un pizzico di fortuna, poi ho visto ci sono due o tre bei arrivi in salita. Mentre per quanto riguarda Antonio Nibali? Ma le mie ambizioni sono un po' minori, sicuramente di aiutare la squadra e Damiano, che è il nostro motore della squadra, e di provare a far bene. Per quanto riguarda poi la prospettiva a medio termine, Giro d'Italia? Beh, ovviamente sì, parteciperemo al Giro d'Italia, è una squadra giovane questa, però in due anni che esiste è già la seconda partecipazione al Giro. Anch'io cercherò di fare bene, di puntare a qualche tappa, visto che ce ne sono molte, tanta salita, staremo a vedere. Poi ovviamente continuerò un po', diciamo, da chioccia a insegnare anche il mestiere ai ragazzi più giovani che ho in squadra. Beh, squadra giovane, ma anche ragazzi giovani ci sono qui e bisogna insegnare un attimino il mestiere. Detto, per quanto riguarda la tappa al Giro del Trentino, ce n'è già una cerchiata in rosso? Ma bisogna giorno per giorno vedere come vanno le cose, nel senso, quelli che terranno la corsa e vogliono vincere la classifica generale correranno per quello. Se ci sarà l'occasione che lasciano andare distante una fuga, bisogna essere presenti in quell'azione. Chi vince il Giro del Trentino Melinda? Se lo indovino ero fortunato, non lo so, proveremo a fare del bene noi e poi si vedrà. E Vincenzo come si classifica? Ma Vincenzo ora è tornato dalla montagna, non sta male, sta pedalando e vediamo come si difenderà in questo Giro del Trentino. Grazie.